Mi chiedo cosa stiano facendo i miei preziosi angeli. Yuhu! Oh, sono così educati. Sono così fortunate. Aspetta, sono troppo silenziosi. Lo sapevo. Che sta succedendo qui dentro? Wow, è troppo mitico. Oh, mamma! Avrei dovuto saperlo. Bang, bang, prendi questo. Questo livello ormai l'ho vinto. Ehi, mi serve il tuo aiuto per sbucciare queste verdure. Cosa? Sbucciare le verdure? Non c'è niente che detesti di più. Oh, guarda lì, sono anche enormi. Devo proprio... Certo che devi. Al lavoro, su. Oh, non ci posso credere che mi costringa a sbucciare tutte le cipolle. Non ci mettere troppo tempo, ok, Jennifer? Sono di là se hai bisogno. Oh, ecco. Mamma, ho finito, verdure sbucciate. Ora posso finalmente tornare al videogioco. Aspetta, tesoro, guarda, ti ho fatto da mangiare. Magari prima mangia e poi torni alle tue cose, ok? Sei stata così brava con quelle verdure, grazie. Devo anche mangiare, andiamo bene. Meno male che almeno è solo un sandwich. Ultimo boccone. Ma che starà facendo di là? Hm? Oh sì, aspettavo la tua chiamata. Tesoro, sono di là, ok? Finalmente posso tornare al videogioco. Mi scolo il mio succo di frutta e vado. Ehi, un attimo. Ma che cosa vedo qui sotto? Ho avuto un'idea geniale. Ecco, ora ho la mia stanzetta segreta, non mi troverà mai qui sotto. Grazie, va bene. Ciao, ho da fare, scusa, ma che cos'è questo suono? Viene dal lavello? Qualcosa non va con i tubi? Oh no, sto facendo troppo rumore, devo stare zitta. Non sento più nulla, ma niente di grave dunque. Intanto c'è un po' da fare qui. I piatti non si lavano mica da soli. Non c'è nemmeno qualcuno che mi dia una mano, capirai. Non si è accorta che sono qui sotto. Posso giocare. Ah, wow. Giornata lunghissima. Voglio solo dormire. Oh, cos'è stato? C'è una luce nell'armadio. Nah, sarà un'allucinazione. Eh? Ma allora c'è davvero. Proprio una luce, devo nascondermi. Se fossi un mostro? Non sembra che stia per uscire da lì, comunque. E non mi risulta ci siano mostri lì dentro. Ma se non si tratta di mostri, allora cos'è? Ok, devo farmi coraggio, tutto qui. Posso sempre tornare a letto? No, devo farcela. Forza. Ah, non c'è nulla qui. Solo i miei vestiti come sempre. Nessuna luce, tra l'altro. Forse l'ho davvero immaginata. Cosa? No, ho visto qualcosa davvero. Devo indagare subito. Un attimo, ma c'era della pizza. Cosa? Sì, della pizza e una bibita. Un intero banchetto. Già, beh. Dai, entra, c'è della pizza anche per te. Oh, ok, perché no alla fin fine. Wow, che stanza segreta favolosa. Che belle decorazioni. Poi se ci aggiungiamo la pizza, tutto perfetto. Ora conosci anche tu la mia stanza segreta. Sì. Grandioso. Dovremmo uscire qualche volta. Silenzio tutti, vi sto guardando, Alex. È ora degli esami, ho i vostri fogli. Dove sono? Ah, eccoli. Mi sento fiducioso. Lo vedremo, Alex. È un tatuaggio quello. Se passi più tempo a studiare potresti anche superare i test. Ha un tatuaggio, pazzesco. Non so perché sei così felice. Concentrati sull'esame. Wow, che bella collana. Chiudi la bocca o entrano le mosche. Potresti anche cominciare. Che succede? Che strano. Non voglio sentirvi parlare. Cominciate. Wow, oggi è severa. Vi sto guardando. Com'è difficile. Non si bara, Alex. Ora è la mia occasione. Mi serve un diversivo. Oh, mi è caduta la penna. È meglio che la prenda. Ecco, finito. Non male. Professoressa, ecco il mio esame. Ma dove è andata?
Non ne ho idea. Cos'è quello? Guardiamo sotto. Woohoo! Rock and roll! Prof! È una metallara! Rock! Wow! Non me l'aspettavo proprio. Andiamo via di qui. Sì! Woohoo! Che bel tatuaggio, fratello! No, io mi tatuo un cucciolo. Che succede lì? Wow, ora si presenta persino un secchione. Forse dovrei tornare un'altra volta. Avresti dovuto vederlo, c'erano tipo ninja, ero tipo... Wow! Au! No, quasi fatto. Ehi, ragazzi! E sei seduto sopra di me? Vuoi problemi o cosa? Ragazzi, sembrate simpatici. Ecco qui. Bello, grazie. Avanti. Dovresti vedere la nuova moto. Io? Ok. Non mi sento tanto bene. Ottimo, questo ha paura. Scusa, sto bene. Vorrei un tatuaggio, per favore. Ovviamente, cosa vuoi? Questo, per favore. Quello? Sul serio? È carino. Ok, è la tua pelle. Cominciamo. Non posso credere che lo stia facendo. Cerca di non svenire. Che ti ho appena detto. A proposito, ho bisogno di un po' di tempo per me. Vorrei poter passare tutto il giorno qui dentro. Oh, Whiskers, non sei abbastanza coccoloso. Signor Orso, tu sì che lo sei. Sei così soffice. Sai, potresti tornarmi utile. Ehi, hai finito? Oh, wow! Prendi. È così morbido, grazie. Sono pronto. Oh, punge! Ma tu mi terrai al sicuro, orsetto. Cosa fai? Sei dalla mia parte. Come vuoi, non ci sono parti. Cosa vuoi farci? Niente parti, eh? Ora ti faccio vedere io cosa farò. Vedi questo? Sì, esatto, questo è del nastro. Il che significa che lo sto usando per separare lo spazio. Il che significa che puoi stare dalla tua parte invece di monopolizzare tutto. Mi stai prendendo in giro, sei proprio una sciocca. No, lo sei tu. Prendi questo. Aspetta, aspetta, cos'è successo? Siamo in una nuova stanza. Come ci siamo arrivate? Penso che sia la mia parte, scambiamoci, va bene. Siamo ancora in questo posto strano. Oh, c'è un sacco di roba su questo tavolo. Oh, forse dovremmo decorare. Levati, devo decorare. Ho bisogno di questo e anche di questa roba qui. Sì, beh, e io ho bisogno di questa roba per il mio spazio. Libri, venite con me, libri anche voi, candele. Ok, questa sveglia può stare sui libri in questo modo. Un orologio qui, un orologio qua giù. Sono molti orologi. Oh, adoro tutte queste immagini così belle e carine. Farfalle ed elefanti qui. Metterò questa piccola candela proprio qui. Ehi, che diamine! Non dovrebbe proprio essere lì. Ora verrò lì e la sposterò un po'. Mi basterà darle una piccola spinta in questa direzione. Ops, peccato, è caduta a terra. Vediamo. Ehi, aspetta un secondo, dov'è finita quella candela? Oh, non esiste. L'hai fatta cadere. So che è così. Se è così che vuole giocare, allora va bene, giochiamo. Ah, che cos'è stato? Dove sta andando quella palla? La devo seguire. Ok, più veloce mentre è distratta, devo farlo. Via. 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 Ok, sono dalla mia parte. Ah? Ehi, che fine hanno fatto tutte le mie piantine? Sono tutte sul mio letto, non sullo scaffale, non è normale. Cosa ti guardi? Ti tengo d'occhio. Resta dalla tua parte. Ah, queste luci sono tutte aggrovigliate, com'è frustrante. Forse se le tiro in questo modo o così. Oh! Uffa! Grande, ora sono tutta aggrovigliata anch'io. Sì, sì, ridi quanto ti pare, molto divertente. Non pensarci nemmeno. Ah! Oh! Aia, che dolore! Ah? Il cuscino! Non esiste, quel cuscino è mio. Non se ci arrivo prima io. Andate via, luci! L'ho visto per prima io, appartiene a me! Non esiste, l'ho preso! Lascia, è mio! Lascia subito! È il mio cuscino, non tuo! Ah? Perché sei così forte? Sei tipo un gorilla! Ah! No, il cuscino! L'abbiamo strappato a metà!